Benvenuti all'appuntamento settimanale con TG Salute. Il nostro ospite di oggi, che vado subito a presentarvi, è il dottor Roberto Colombo, direttore medico di Sillab Italia. Buongiorno, dottor Colombo. Buongiorno ai telespettatori. Con lui parleremo nell'approfondimento di oggi di analisi predittive, ma prima di parlare di questo facciamo un passo indietro per capire quello che sono le analisi di laboratorio. Il dottor Colombo ogni volta che viene a trovarci ci porta sempre degli esempi di analisi che diventano giorno dopo giorno sempre più innovative e all'avanguardia in maniera determinante per quello che è il miglioramento della nostra salute. Ma che cosa servono le analisi di laboratorio? Beh, le analisi di laboratorio servono nel tantissime malattie per dare un nome e cognome, per fare diagnosi di malattia. È diabete, è infezione da citomegalovirus e quant'altro. Per seguire l'evolvere di una malattia, per vedere se una malattia dalla fase acuta va nella fase cronica, per valutare la terapia e per valutare la guarigione di una malattia. Quindi questo in generale, le analisi del laboratorio sono ormai diventate imprescindibili nell'80-90% delle situazioni cliniche. In più, da alcuni anni, ci sono delle analisi che vengono chiamate predittive. Queste analisi permettono al medico e al paziente di capire come evolverà la malattia, preventivamente, e soprattutto di capire al medico curante e al paziente se un determinato farmaco avrà un effetto terapeutico. Stiamo parlando di analisi relative a delle gravissime patologie nel campo oncologico tumorale, e faremo alcuni esempi, e nel campo anche delle epatopatie croniche. Ecco, l'importante è proprio cercare di far arrivare ai telespettatori il messaggio che le analisi predittive oggi sono fondamentali per quanto riguarda il nostro benessere futuro e danno delle speranze anche sul fronte del fattore oncologico. È vero, è vero. Qui stiamo parlando, gli esempi che farò adesso sono dei maggiori tumori diffusi in Italia e nel mondo. Sto parlando del tumore del collo dell'utero, sto parlando del tumore del seno, il tumore del polmone e il tumore del colon retto. Ebbene, in queste patologie, anche in fase molto avanzata, dove purtroppo ci sono magari pazienti con delle metastasi, sono stati istituiti delle analisi che permettono di capire al medico se questa patologia potrà evolvere o se usare o non usare determinati farmaci, per esempio. Infatti volevo chiedere proprio se riusciamo a fare degli esempi per chi ci segue da casa. Tumore del collo dell'utero. Dagli anni 60 c'è il PAP test, test di Papanicolaou, che permette di diagnosticare precocemente. Ciò nonostante, ogni anno si ammalano in Italia circa 4.000 donne di tumore del collo dell'utero e con 1.500 morti ogni anno in Italia. Ebbene, dal 1988 noi abbiamo capito che a provocare il tumore del collo dell'utero è un virus, il papillomavirus. Chi lo ha scoperto ha conseguito il premio Nobel, quindi abbiamo il test di Papanicolaou, abbiamo la determinazione del virus, ma ci sono queste analisi innovative predittive. Se c'è l'infezione da papillomavirus, il medico, il ginecologo e la donna vogliono sapere se questa patologia evolverà, potrà evolvere verso un tumore o, come succede in tantissimi casi, si autoeliminerà, ci sarà una guarigione spontanea. E ci sono due analisi predittive, una L1 e l'altra P16, sono sigle, che permettono di dire al clinico: guarda, questa infezione si va a risolvere. E invece questa infezione da papillomavirus si è insinuata nel DNA della cellula della donna e può evolvere in tumore. Quindi queste sono analisi predittive per il tumore del collo dell'utero. È molto importante perché il medico può
attendere o può intervenire proprio per curare questa infezione da papillomavirus che può evolvere in tumore del collo dell'utero. Ecco, quindi lei ha parlato fino adesso di come queste analisi predittive siano un aiuto concreto al medico per stabilire per la cura. Per stabilire la condotta. La condotta clinica da avere con una donna che ha il pap test positivo, che ha il papilloma positivo, ma che non si sa se evolverà in maniera aggressiva o si può risolvere spontaneamente. Facciamo altri esempi di patologie differenti, ma sempre su base oncologica. Abbiamo parlato del tumore del collo dell'utero, però c'è anche il tumore, penso, quello del colon, oppure il tumore del polmone. Quali sono le analisi da effettuare in queste patologie? Ecco, bisogna fare una premessa. Nei pazienti, a volte anche in stati clinici gravi, in questi tumori, stiamo parlando di tumore del polmone, del tumore del colon retto e anche tumore del seno, si stanno sempre più evolvendo dei farmaci biologici. E questi farmaci biologici hanno un'azione diretta contro specifiche attività della cellula tumorale. Di solito sono anticorpi monoclonali che vanno a prendere alcune attività specifiche della cellula tumorale e che possono dare anche a pazienti molto gravi dei benefici in termini di regressione o di stabilizzazione del tumore e di aumento miglioramento della qualità della vita. Però questi farmaci devono essere usati se prima si fanno delle analisi predittive che vanno a valutare nella cellula tumorale di quel paziente specifica se ci sono delle attività particolari. Sto parlando del tumore del seno, in cui c'è questo farmaco Herceptin e si va a dosare una certa sostanza, l'HER2, e se questa sostanza è molto attiva vuol dire che il tumore è molto aggressivo e per bloccare questa recidiva usiamo l'Herceptin. Poi abbiamo il tumore del polmone, ricordiamoci, è il tumore maggiormente diffuso, circa 35-40 mila casi nuovi in un anno, 600 mila morti in Europa ogni anno di tumore e 25 mila morti in Italia di tumore del polmone. Ebbene, anche qui abbiamo dei farmaci biologici in pazienti che hanno uno stato grave di situazione che possono essere usati qualora delle analisi che riguardano attività biologiche specifiche di questa cellula sono positive. Queste analisi predittive sono positive, l'oncologo potrà usare questi tipi di farmaci biologici. E per ultimo... Non hanno controindicazioni. Non hanno poche indicazioni, possono essere usati con altri tipi di terapia e servono soprattutto in situazioni in cui la gravità del tumore non è lieve. Ricordiamoci che c'è anche il tumore dell'intestino, del colon retto. Anche in questo tumore, soprattutto nei pazienti che hanno già una metastasi, esiste un'analisi che permette di dosare un'attività della cellula, si chiama KRAS, ormai è molto diffusa a livello di oncologia, e ti permette di dire al medico, all'oncologo, se può usare o no un determinato anticorpo contro la cellula tumorale, contro quella proteina, e dando al paziente buonissima qualità di vita e stabilizzazione del tumore. Ci sono degli alimenti che agiscono e hanno un'azione vera e propria antitumorale? Sì, ci sono degli alimenti addirittura che nel caso del tumore del seno, per esempio, hanno un'azione molto simile a quella di farmaci antitumorali. Sto parlando delle crucifere, il cavolo, il cavolino di Bruxelles, il broccolo, il cavolfiore, che
hanno la stessa azione del famosissimo tamoxifene. Perché queste sostanze, le crucifere contengono una sostanza che è chiamata indolo-3-carbinolo, che permette di contrastare l'azione tumorale degli ormoni estrogeni. Ricordiamoci poi che c'è nei pomodori il licopene, che ha un'azione per le vie urinarie. Poi ci sono degli alimenti da cui che è riconosciuto che hanno un'azione antitumorale, antiossidante notevole. Uno è la curcuma, che è l'estratto naturale del curry, e il tè verde. Questi alimenti hanno vera e propria azione antitumorale e entrano nella dieta per prevenire i tumori. Ecco, curcuma e curry sono la stessa cosa? Il curry è la spezia della curcuma, e quindi che poi in gergo si dice curcuma. È meglio la curcuma? È meglio la curcuma perché ha una maggiore concentrazione. Esistono delle analisi predittive per le epatite croniche? Sì, noi abbiamo visto che nel campo dei tumori esistono queste analisi predittive che permettono di poter usare determinati farmaci. Esattamente per l'epatite C soprattutto, ma adesso si sta studiando per l'epatite B, per l'epatite C cronica, ci sono delle analisi che danno l'indicazione al clinico di sapere preventivamente se il paziente risponderà alla terapia base. Ricordiamoci, l'epatite C è un'epatite che viene in maniera acuta, ma ha questo grave difetto, che l'80% delle persone che prendono l'epatite C acuta avranno un'epatite C cronica, e l'epatite C cronica può evolvere in fibrosi, cirrosi e cancro del fegato. Per contrastare, per curare, guarire da questa epatite cronica, da ormai dalla fine degli anni 80 si usano dei farmaci. Il primo è stato l'interferone, farmaco antivirale, a cui è stata aggiunta, importantissima, la ribavirina. Adesso diciamo che grosso modo il 60% delle persone che hanno un'epatite C cronica può guarire con una terapia di circa un anno di interferone e ribavirina. Però esistono queste indicazioni che esistono delle analisi predittive che ti dicono: guarda, questo paziente risponderà meglio alla terapia con interferone. Questa analisi importantissima, ormai diffusissima, si chiama interleuchina 28B. Con questa analisi l'epatologo sa se questo paziente, magari in una situazione anche sfavorevole, avanti con l'età, con un ceppo virale magari sfavorevole, aggressivo, può lo stesso, avendo un'analisi favorevole di interleuchina, che è un'analisi genetica, capire se il paziente risponderà alla terapia. Le ultime innovazioni riguardanti l'epatite C cronica riguarda il fatto che la ribavirina, questo farmaco abbinato all'interferone, può dare in molti pazienti una grave anemia. Ebbene, esiste un'analisi che permette già, prima di fare la terapia, di capire se questa persona andrà incontro a un'anemia da ribavirina. Quindi permette già al clinico di capire se ci saranno delle interferenze e degli effetti collaterali. Quindi sono molto importanti queste analisi predittive in campo oncologico e in campo epatologico, perché permettono di capire al medico come andrà la terapia. Prima abbiamo visto gli alimenti che hanno un'azione antitumorale. Esistono degli alimenti che invece hanno un'azione disintossicante o benefica per il fegato? Sì, esistono. Intanto, non è vero che per esempio l'uovo fa male al fegato. L'uovo è una favola metropolitana? È un po' una favola metropolitana. E soprattutto ci sono degli alimenti che disintossicano il fegato. Il primo è fondamentale, è il cardo mariano,
che permette di curare il fegato grasso, la steatosi. E poi bisogna ricordare alcune insalate, la cicoria e il tarassaco, che è, in milanese è l'insalata matta, quella che cresce nei campi, che ha anche nella credenza popolare questa azione disintossicante per il fegato. Il caffè non fa male al fegato. Ma in generale il caffè, una curiosità, dottore Fabio, non fa male? Il caffè preso in modiche quantità, 2, 3, massimo 4 tazze al giorno, ha un'azione vasocostrittiva e di stimolo dell'attenzione che non fa male. Meglio caffè normale o il caffè? Oggi esistono tanti anche arricchimenti del caffè, penso al caffè addirittura col ginseng, quindi queste particolari. Beh, il caffè con ginseng sicuramente stimola ancora di più. Un effetto per chi ha stitichezza, un effetto del caffè americano è sicuramente regolarizzare l'albo. Quindi per chi soffre di stitichezza, caffè americano. Altre informazioni che riguardano le analisi predittive, abbiamo visto una serie di patologie legate al tumore del polmone, del colon, del tumore del seno. Ci sono delle altre patologie che possono essere predette, che possono servire sia al paziente che al medico per stabilire la cura e i farmaci da utilizzare? Ma addirittura possono in alcuni casi svelare attraverso analisi che riguardano il genoma piccole predisposizioni per malattie che verranno. Sto parlando di diabete, sto parlando di osteoporosi, sto parlando di obesità e di patologie cardiovascolari. Da quando nel 2003 noi abbiamo decodificato il genoma umano, noi sappiamo che le persone sono tutte uguali e tutte diverse, perché hanno i medesimi geni, ma ci sono piccole differenze che non influenzano tanto la vita delle persone quanto un certo tipo di predisposizione a determinate patologie. Ecco perché fra alcuni anni sicuramente ci saranno una serie di analisi genomiche predittive che ti potranno dare, che potranno dare a un paziente di 20-30 anni il libro della vita addirittura, vale a dire delle indicazioni su patologie che potranno venire e quindi far funzionare i propri geni a proprio favore facendo uno stile di vita corretto in termini individuali. Chi stabilisce questo tipo di analisi? Beh, sicuramente sta nascendo il medico della medicina del benessere. Mentre noi abbiamo visto queste analisi predittive in campo oncologico, lui stabilisce l'oncologo, e assieme al laboratorista, per quanto riguarda l'epatologia è l'epatologo che stabilisce queste patologie, è nato da alcuni anni il medico di medicina anti-aging, la medicina contro l'età. Questa medicina permette di contrastare l'età studiando lo stress ossidativo, studiando i famosi omega, studiando la flora intestinale e studiando alcuni tipi di geni che possono predisporre a patologie tipo osteoporosi e quant'altro. Io ringrazio il dottor Roberto Colombo per essere stato ospite del TG Salute, ricordo il professor Colombo, direttore medico di SYNLAB Italia. Se volete avere ulteriori informazioni, l'indirizzo a cui rivolgervi è il seguente: TG Salute, via di Omi 1/45 20090, Sago Milano. Ci vediamo con TG Salute come sempre la settimana prossima. Arrivederci.